Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è la parte numero 3 di Clock Tower 3. Tendo a ricordare che è un gameplay dedicato a Shinigami e a Jill, amministratori di Gamer's Creed. Allora, praticamente dopo aver sconfitto Sledgehammer, adesso occupiamoci di questo nuovo scenario. Adesso vediamo Dennis, che è un amico, sì, si può dire anche amico d'infanzia di Alyssa, che sta tentando di entrare in questa stanza qua. Ovviamente, guardate un po', abbiamo visto che è un personaggio... Sembra un po' cretino, scusate la parola, però giocherà un ruolo fondamentale molto più avanti. E questa è una scena molto tranquilla, anche se questa parte, la parte numero 3, sembra tranquilla, ma vi posso assicurare che il boss che incontreremo non è decisamente tranquillo e nemmeno l'ambiente con cui avremo a che fare tra non molto. Comunque è arrivato Dennis che deve consegnarci qualcosa, guardate. È una chiave, la stanza del nonno di Alyssa. Ovviamente si domanderà come fai ad avere questa chiave. È stato ieri mattina, sua madre era nell'auto e ha detto che tu saresti potuta tornare dal college. Mi ha chiesto di darti questa chiave se lei non fosse riuscita a tornare in tempo. Infatti lei immaginava, infatti abbiamo già immaginato dei file indietro, che Alyssa non avrebbe obbedito e sarebbe ritornata in questo posto. Avete visto anche sarcastico che tenta di provarci con la protagonista, però ovviamente lei è tutta contenta perché ha finalmente la chiave del nonno. Molto bene, adesso che abbiamo questa chiave qua, scendiamo praticamente al piano inferiore, la stanza di Dick, ovvero il nonno di Alyssa. Scendiamo sempre in questa parte qua inferiore. Guardiamoci qua attorno, esattamente questa è la porta dove dovremo utilizzare. Questa è la porta chiusa. Questa è la parte, esattamente la porta dove dobbiamo andare. In questo corridoio qua possiamo utilizzare la chiave e possiamo entrare al suo interno finalmente. Questa è la stanza, o meglio, sembra più uno studio. In effetti, c'è un appunto scarabocchiato, le chiavi per il mistero che da tempo giacciono dentro di te. Cosa potrebbe mai significare? Ci sono dei libri vecchi da un lato. Primo libro delle entità. Questo, ragazzi, è un fattore molto importante. Le entità esistono nel mondo degli umani fin dal tempo degli antichi romani. Si dice che questi esseri posseggono umani innocenti, impregnandoli con la loro estrema crudeltà e spesso spingendoli a compiere feroci omicidi. In tal caso la morte dell'assassino non si spezza il cerchio del male, perché l'omicidio posseduto risorge per continuare la sua sanguinosa missione. Coloro che sono controllati dall'entità sono chiamati subordinati. Quando un subordinato uccide un essere umano, egli si nutre dell'anima della sua vittima e il suo potere cresce. I subordinati possono acquisire una quantità di potere pressoché un'infinita quanto in questo modo. Ne consegue che la potenza dei subordinati si basa sulla miseria e sulla sofferenza degli umani. Coloro che sono... Quindi ragazzi, solo alcuni esseri umani possono combattere l'entità, questi subordinati. Praticamente sono i Ruder. I Ruder sono sempre giovani donne e adolescenti che hanno combattuto questi esseri malefici per centinaia d'anni. Probabilmente la loro guerra continuerà per molti secoli ancora. Entità, Ruder. Ragazzi adolescenti che si oppongono alla forza del male? Ora è ritornato Dennis che vuole aiutarci, diciamo, nella nostra missione. E ora Alyssa mostrerà questo strano libro dove, diciamo, spiega un po' la situazione dei subordinati, entità e Ruders.
Praticamente allora adesso l'obiettivo principale, diciamo, è quello di ritrovare la madre di Alyssa. Ovviamente lui tenterà di aiutarci in tutte le maniere, come ai vecchi tempi, quindi questo appunto fa significare che è stato un amico d'infanzia di Alyssa, quando ancora erano dei bambini, diciamo. E questo, ragazzi, è una cosa importante, eh. Linda, la sorella di Dennis, è partita per l'America. Per l'Africa, scusate. Quindi ricordatevi questo piccolo particolare. E anche cosa molto importante, ragazzi, il giorno successivo a questi fatti è il compleanno di Alyssa. Anche questa è una cosa che dovete tenere a mente, ricordatevelo, ed è molto importante per la storia. Adesso che questo mega video è, diciamo, sequenza è passata, possiamo indagare momentaneamente un po' sulla stanza del nonno di Alyssa. E troviamo delle chiavi per carica, anche questi sono fondamentali per proseguire, diciamo, la nostra missione. Molto bene. Usciamo adesso in questa stanza qua. E adesso non ci resta altro che proseguire il piano di sopra. Boh, seguiamo sempre questa strada qua. Adesso guardate, ragazzi, che cosa succede. Adesso qui, praticamente in questo lato qua, adesso vedrete una cosa importante. Qui c'è una piccola cosa da risolvere ora. Se guardate la porta sulla destra è apparso un sigillo. Vabbè, adesso sblocchiamolo, naturalmente con dell'acqua santa, e potremo accedervi. E troveremo subito dentro uno spettro. Vabbè, adesso purtroppo è un po' difficile evitarlo, ma per, diciamo, sconfiggerlo, esorcizzarlo, avete visto che c'è un cadavere qua dentro, che era uno degli inquilini che non si sa come è morto, ma vabbè, comunque basta utilizzare la lavanda qua e automaticamente lo spettro verrà esorcizzato. Non so come o per cosa, comunque indipendentemente da tutto, probabilmente si sarà suicidato. Infatti vediamo che cosa teneva in mano, pietra e sigillo, no, niente di particolare, evidentemente si sarà suicidato. Comunque adesso possiamo uscire da qua e proseguiamo sempre per questo corridoio e torniamo nella stanza di Nancy, la madre di Alyssa. Indaghiamo un po' qua vicino, vediamo che cosa troviamo. Ok, qua c'è un orologio. Questo quadro qua si è rotto perché sotto ce n'era un altro. Avete visto le lancette che cosa segnalavano effettivamente? Apriamo lo sportello e dobbiamo anche inserire, diciamo, le chiavi per caricare. Inseriamo le chiavi della carica, una e due. Ruotiamo in primis a destra. Fate come faccio io. Ancora una volta a destra. A sinistra. Ancora una volta a destra, mi raccomando. E a sinistra. In modo tale da formare le tre. Una volta formato le tre, si aprirà un passaggio. Guardate, eh. Molto bene. Entriamo in questa stanza qua, vediamo in questa stanza segreta che cosa possiamo reperire, riquadri, portali. La comparsa del riquadro portale, come descritto, è solo l'inizio. Ricorda, per avere effetto, il riquadro portale deve essere totalmente purificato con acqua santa, fino a quando esso è carico di energia a sufficienza. Solo quando il riquadro trabocca di luce, il praticante può ottenere risultati incredibili. Va bene, lo sappiamo e abbiamo già capito. È solo un riepilogo, diciamo, di quanto è accaduto. Avete visto questo? Questo è il portale che abbiamo visto.
Impregnandolo due volte di acqua santa, possiamo essere teletrasportati in un'altra dimensione. Esattamente, avete visto? Perfetto. E siamo stati trasportati in un'altra dimensione. Questa, se non erro, se non ricordo male, è la città fantasma. Abbiamo ottenuto qua la lavanda. Poi vediamo che cosa c'è qua. Ok, qua c'è una fontana dove possiamo ripristinare l'acqua santa. Qua, se non sbaglio, c'era qualcosa da prendere. Forse qua in zona o qualcosa. Qua c'è un ritaglio di giornale. Tragedia familiare. Madre e figlio muoiono in un bagno d'acido. Ecco, questo anticiperà il prossimo boss che dovremo affrontare, che ci inseguirà. Nel 63, due cadaveri in stato di decomposizione sono stati trovati in martedì in casa Russell Street. Le vittime sono Dorothy Rand, 65 anni, e suo figlio Albert Rand, un inventore di giocattoli, 34 anni. I due sono stati trovati in un bidone riempito con acido nel garage adiacente la loro casa. Si sospetta che l'autore del duplice delitto sia fuggito portando via una somma di denaro dopo aver commesso l'atroce crimine. Albert Rand viveva con sua madre, una vedova non vedente bisognosa di assistenza in tutto ciò che faceva. Gli occhi del signor Rand sono stati estratti dalle orbite, prima che venisse ammazzato. La polizia è ora sulle tracce dell'uomo che ha commesso un delitto tanto mostruoso. La polizia sta cercando un giovane che era stato ospite presso i Rand alcuni giorni prima degli omicidi. L'uomo è arrivato all'improvviso, affermando di essere un lontano parente della signora Rand, ed è scomparso dopo che il crimine è stato commesso. Quindi capiremo che il boss con cui avremo a che fare è molto molto pericoloso, ragazzi. Scordatevi, diciamo, la generosità di Sledgehammer e la sua lentezza, perché questo è veramente molto rompiscatole. Adesso possiamo riempire, diciamo, la nostra boccetta d'acqua santa, bottiglia, come volete chiamarla, e possiamo anche salvare il gioco nel caso, appunto, possa tornarvi utile. Adesso proseguiamo sempre qua, mi raccomando. Oh, attenzione qua ragazzi, c'è uno spettro. In primis raccogliamo l'orsacchiotto, che è importante, però adesso non possiamo fare nulla per questo spettro qui. Qua c'è un altro spettro. Attenzione ragazzi, tanto riusciremo a esorcizzarli tutti, non preoccupatevi. All'interno del baule, all'interno dell'auto è stato bruciato. Nel bagaglio c'è una scatola, era una consegna per un regalo. Allora, in questo caso, per questo spettro qua azzurro, possiamo utilizzare l'orsacchiotto, che automaticamente verrà esorcizzato. E il primo spettro se n'è andato. Molto bene. Pietra del sigillo. Bon, siamo entrati in casa. Ok, abbiamo già visto che non promette bene, una scia di sangue che, diciamo, colora il pavimento. Benissimo, comunque, indipendentemente da tutto, seguiamo il corridoio per assistere ad una scena animata. Ovviamente adesso Alissa si sta nascondendo perché c'è qualcuno che sta tentando di uscire da questa casa qui. Ovviamente anche cieco, perché avete visto che si muove con un bastone e tutto. Perché se vi ricordate nel file, i suoi occhi erano stati estratti dalle orbite, però ci ha beccato, perché sapete che se qualcuno perde un senso, automaticamente gli altri si diventano molto sensibili, diventano più acuti. Abbiamo visto praticamente la disperazione di questo personaggio perché non riesce a trovare la madre. È molto più tragico questo Clock Tower rispetto ai suoi predecessori, diciamo. Ci sono scene più tristi, mentre si può dire che i precedenti erano più violenti. Questi invece mostrano diverse trame un po' attorcigliate tra di loro, di conseguenza lo rendono un po' triste come capitolo, però
sempre allo stesso tempo molto interessante. Adesso assistiamo a questo filmato qua, dove vediamo la madre di questo ragazzo che abbiamo appena visto. Ovviamente sia madre e figlio si cercano tra di loro, entrambi ciechi. Vedete la madre che sta svolgendo, nonostante la cecità, i lavori domestici e automaticamente adesso succederà qualcosa di terribile, ragazzi. Avremo modo anche di vedere il tutto. Lei pensa che è suo figlio? Guardate, eh. Però improvvisamente guardate che cosa sta succedendo. Tutto sta iniziando a muoversi alla mo' di Poltergeist. Questa era una scena, infatti, che mi ricorda parecchio il film Poltergeist 1 e Poltergeist 2, che c'era un qualcosa di simile. Probabilmente ci avranno preso esempio un po' da questo. Sappiamo che i giapponesi, bene o male, tendono un po' a osservare ciò che accade in Occidente. Comunque, indipendentemente da tutto, adesso noi, anche se tenteremo di aprire la porta, ci verrà detto che una forza invisibile blocca il passaggio. C'è un'altra sequenza animata, ragazzi. Attenzione, guardate, qualcosa si sta avvicinando. Uno spettro che tenderà a inseguirci, ragazzi. Eccolo qui. Sembra anche molto arrabbiato come spettro. Infatti adesso è anche molto veloce, quindi dobbiamo scappare mo con molta rapidità, ragazzi. Seguite sempre questa strada qua e apriamo subito la porta. Molto bene. Qua in primis c'è un file da guardare, il diario di Albert. Molto bene. Allora, dunque. 13 novembre. Percy, il fornaio, mi ha dato il nome di un buon oculista a Londra. Ormai sono passati 7 anni da quando la mamma ha perso la vista e nonostante le faccia di tutto per non abbattersi, è duro vederla invecchiare in questo modo. Forse il dottore può fare qualcosa per aiutarla. Anche se sarà costoso, chissà se i miei risparmi basteranno. Il 16 novembre, ieri, un nostro parente di nome John Hyde ci ha chiesto se poteva stare con noi per un po' di tempo. Era molto cordiale, ma non ho potuto fare a meno di notare il suo modo di fare freddo e calcolatore. L'ho detto anche mia madre, che mi ha detto di non giudicare un libro dalla copertina. Forse ha ragione Ray, il sangue non è acqua, ma come si dice in questi casi. Parenti serpenti? 21 novembre, ho sentito degli strani rumori a notte fonda negli ultimi 3 giorni. Mi hanno detto che ci sono dei ladri che stanno svaligiando case nella nostra zona. Devo ricordarmi di chiudere a chiave tutte le porte e le finestre prima di andare a dormire. Bene. In primis, guardiamoci attorno. Guardate che cosa c'è qua. C'è un fiore. Vuoi ruotarlo? Rotiamolo nel lato opposto, praticamente verso che punta il quadro della luna, e guardate che cosa succede. Sotto questo letto qua esiste una piccola botola che noi dovremo scendere utilizzando chiaramente le scale. E scenderemo in un camino un po' polveroso, però vabbè. Molto bene, allora. Ok, sul tavolo qua è presente una chiave. Oh, è presente ancora quello spettro rompiscatole. Questa è la chiave della cucina che ci tornerà utile tra poco. Se siamo nei guai utilizziamo chiaramente l'acqua santa, perché questo spettro qui avete visto che è un po' insistente. Qua raccogliamo un altro oggetto, troviamo un ciondolo. Ah, mezzo ciondolo, ok. Questo è fondamentale, ragazzi, per esorcizzare uno spettro. Bon, seguiamo sempre il medesimo corridoio. Ed entriamo in questa chiave qua, in questa porta qua utilizzando la chiave della cucina. Quindi siamo diretti giustamente in cucina. Adesso assisteremo un filmato. Qua c'è allora un diario. Sì, è la macchina fotografica e tutto. Ok, non c'è problema. Qua adesso risolveremo tutto, non preoccupatevi. Taccuino del giornalista.
Trovato indizio importante per l'omicidio dei Rand, tornerò alla casa per investigare e raccogliere informazioni. Ho una sensazione positiva su questa cosa. Questo sarà lo scoop più grande che Fleet Street abbia mai visto. Un ritaglio di giornale infilato tra le pagine del taccuino. Il serial killer Haig va incontro alla sua tragica fine. John Haig, un serial killer in fuga dall'inizio dell'anno scorso, è stato trovato morto presso un impianto di trattamento di metalli. Haig è ritenuto responsabile degli omicidi a sangue freddo dei numerosi pensionati che vivevano derubati prima che i loro corpi venissero messi in contenitori pieni d'acido solforico, così da cancellare ogni traccia. L'acido usato va per sciogliere le vittime e veniva rubato, cosa che ha indotto la polizia a sorvegliare le fabbriche che disponevano di scorte d'acido. Il sospetto è comparso in una fabbrica di trattamenti per i metalli di Horseman ed è nata una colluttazione. Haig ha perso l'equilibrio ed è caduto in una vasca piena d'acido, facendo per un incredibile scherzo del destino la stessa fine delle sue vittime. Ok, adesso entriamo in questa porta qua, adesso non possiamo far nulla per questo cadavere qui, dopo avremo modo di risistemare la situazione. Adesso possiamo esorcizzare questo spettro rosso, riesco a malapena a guardare. Vabbè, comunque nel cassonetto c'è un cadavere. C'è un ciondolo, mezzo ciondolo a forma di cuore, noi adesso non dobbiamo far altro che utilizzare l'altra metà. E anche questo spettro è esorcizzato. Bon, adesso possiamo raccogliere l'anello dell'invisibilità, chiaramente non utilizziamo l'ora perché va conservato per boss un pochettino più difficili che questo che incontreremo tra non molto. Seguiamo sempre questa strada qua, ragazzi, non preoccupatevi. Mentre riempiamo, diciamo, la boccetta, apparirà un filmato. Guardate, guardate dietro chi è. Penso che ormai abbiate capito che si tratta della madre di Alissa. O meglio, dello spettro, diciamo, della madre di Alissa. Ed è proprio lei. Questo ci fa capire che per la donna è andato qualcosa di storto, chiaramente. Lì c'è qualcosa da raccogliere, ragazzi. Ok, raccogliendolo troviamo la chiave della scrivania di Dick, ovvero del nonno di Alissa. Adesso dobbiamo tornare quindi in questa nostra dimensione, ripristinando chiaramente il portale per due gettate di acqua santa e torneremo chiaramente nello studio del nonno di Alissa. E troveremo delle cose interessanti nello studio del nonno, ragazzi, ve lo posso assicurare. Adesso siamo tornati nell'attuale mondo. Molto bene. Usciamo quindi dalla stanza di Alice, di Nancy, della madre di Alissa. E scendiamo nuovamente al pian terreno. Scendiamo sempre al piano inferiore. Vabbè, possiamo fare anche questo giro qua, chiaramente. Sì, va bene anche questa strada qui. Adesso scendiamo al piano inferiore e andiamo finalmente nella stanza del nonno. Chiaramente facciamo un riepilogo, abbiamo ottenuto la chiave per una scrivania. Chissà che cosa possiamo trovare lì dentro. Oh, bene, ci siamo quasi. Ecco qua. Utilizziamo la chiave e vediamo che cosa possiamo trovare al suo interno. Oh, un diario. Secondo libro delle entità. Per sconfiggere un subordinato bisogna guarire l'anima assassinata che funge da una sua fonte d'energia. Il processo di guarigione inizia ottenendo un oggetto del sentimento appartenuto a quella persona. Quando l'oggetto viene trovato, il potere Ruder aumenta per un certo periodo di tempo.
Compare quindi un riquadro portale Ruder, dentro il quale si trova l'arma sacra necessaria per sconfiggere il subordinato. C'è anche all'interno una maschera. Infatti, come potete ben vedere, ragazzi, questo gioco, essendo realizzato dalla Capcom, sempre la Capcom che aveva realizzato Resident Evil Rebirth, aveva utilizzato una maschera simile per, diciamo, aprire la tomba di Trevor. Una maschera simile, potete ben vedere. Qua va messa la maschera su questo tavolo qui. Infatti, notate una somiglianza, vero? Va appiccicata su questo muro qua e improvvisamente si aprirà un passaggio segreto. Un'altra parte dello studio del nonno. Poi abbiamo visto delle macchine fotografiche e questa cassa dorata qua. Qua troviamo una freccia repellente necessaria per sconfiggere, diciamo, determinati boss, però vi consiglio di tenerla di riserva. Qua al suo interno troviamo un rullino, una pellicola. Rullino, pellicola, è la stessa cosa. E qualcosa qua, un file da leggere. 1978, 2 febbraio. In tutta Europa ci sono Rudes che combattono i subordinati. Noi, gli Emitor, siamo di questa razza. E io sono fiero di questa linea di sangue. Il sangue dei Ruder viene tramandato alle donne. Mia moglie, Francesca, era una Ruder. Quando ero ingenuo e giovane non credevo a niente di tutto questo. Negavo l'esistenza delle entità e anche dei Ruders e credevo che fossero solo delle leggende. Poi però ho trovato un libro dell'entità e Nancy ha cominciato a sviluppare i suoi poteri Ruders. Io ho finalmente aperto gli occhi, ho visto la verità e ho iniziato a svolgere ricerche su me e sull'argomento. Quindi abbiamo già capito che il nonno stava indagando su queste forze strane. Vi chiedo scusa ragazzi se vedete tutto un po' scuro, ma purtroppo è il gioco che è un po' così. 1984. I poteri Ruders compaiono in una donna nella sua prima adolescenza e raggiungono il loro culmine verso i 15 anni. I poteri diminuiscono gradualmente per poi scomparire verso i 20 anni. Per intere generazioni le donne del clan Hamilton hanno trascorso la loro adolescenza combattendo i subordinati per la causa dei Ruder, prima di sposarsi verso i 20 anni e far nascere la nuova discendenza Ruder. Nancy ha già 18 anni, i suoi poteri Ruder stanno diminuendo rapidamente ed è arrivato il momento che passi la mano a un'altra donna. Noi Emitol crediamo che il nostro sangue Ruder sia allo stesso tempo una cosa a cui andare fieri in una serie di responsabilità. Sono triste di dover dare alla mia amata Nancy un altro uomo, ma questa cosa va fatta. Col cuore infranto la vedrò sposarsi. Quindi abbiamo già capito che è molto legato alla figlia e non vuole che si sposi. ...1988, 25 aprile. Un'altra Ruder è nata nella famiglia Emitol. La prima nipote. Per lei ho scelto il nome di Alissa. Lei è allegra e vivace, forse anche un po' testarda. Ma tuttavia pare molto saggia per la sua età. Io prego finché lei cresca forte e sana, per adempiere in pieno i suoi doveri di nobile Ruder. Quindi ragazzi abbiamo capito l'obiettivo e il compito dei Ruder, che è quello di combattere questi esseri subordinati. Quindi Alissa ha compreso di essere praticamente un Ruder e la sua missione è questa, sconfiggere quelle brutte bestie che avremo a che fare tra poco. Questo ragazzi è il ritratto del nonno di Alissa. Io posso salvare Dorothy e Albert. Praticamente loro sono già morti, praticamente Dorothy e Albert. L'obiettivo praticamente dei Ruder è anche quello di esorcizzare, diciamo, gli spiriti inquieti, cosa che vabbè non è stata, diciamo, scritta, però è sottintesa chiaramente. Adesso possiamo uscire da qua.
torniamo nella hall principale e poi possiamo finalmente tornare nell'altra dimensione. Facciamo sempre il medesimo giro. Fino a che non rientriamo nel portale che ci trasporta automaticamente nella dimensione precedente, ovvero la città dei fantasmi. Buona. Il portale è aperto ed entriamoci senza nessun tipo di problema. E automaticamente veniamo trasportati nella città dei fantasmi. Benissimo. Allora, adesso possiamo riempire la brocca. E se vi fa comodo possiamo anche salvare. Sempre meglio salvare in situazioni come queste. Buon, possiamo proseguire ora. Sempre per quel lato qui, ragazzi. Ok, ed entriamo in questa piccola porta qua a lato per assistere adesso. Ok, adesso dobbiamo esorcizzare questo. Basta utilizzare semplicemente il rullino che abbiamo reperito nella stanza del nonno. E anche finalmente lo spettro precedente che ci inseguiva è esorcizzato. E ha lasciato qualcosa da reperire. Ok, guardiamo questo file qua. Questa deve essere una foto della scena del crimine. Ecco qua, ragazzi, questo è Haig, John Haig, l'assassino. Non si riesce a vedere il sospetto qui, ma chiedo se anche il fotografo non sia stato anche lui una vittima dell'assassino. Sì, è stata una vittima dell'assassino. C'è un'altra fotografia. Fotografia di una porta aperta con un interruttore nascosto. Quindi dietro quel quadro qui, ragazzi, possiamo accedere a questo interruttore e automaticamente andiamo in un'altra porta. E qua adesso inizierà tra poco una parte dove ci sarà veramente da ridere. Non è di per sé lunga, ragazzi, però in compenso si difende abbastanza bene. Ok. Muoviamo questo quadro qui e guardiamo che cosa c'è qua. Vuoi premere l'interruttore? Molto bene. Possiamo sempre salvare, ragazzi. Molto bene, saliamo le scale. Ok, dunque. Dunque. È caduto qualcosa, ci eravamo presi un colpo. Adesso ragazzi, qua parte un filmato abbastanza inquietante, purtroppo. Poveri Cristi. Praticamente questa era una scena che Chiara c'era rimasta veramente male per quanto stava accadendo, infatti è una scena molto violenta e allo stesso tempo molto triste. Infatti, come potete ben vedere, questa signora cieca qui è molto affezionata al figlio che ha bisogno sempre di cure e allo stesso tempo è anche il figlio che è molto attaccato alla madre, infatti gli ha messo questo scialle qua sulla schiena per aiutarla. Avete visto com'è molto premuroso e ha realizzato questo scialle qua nel tempo libero per aiutare la madre. Però improvvisamente eccolo qui, ragazzi, che è giunto l'assassino. Eh sì, eccolo qua, ragazzi. Questo è John Haig,
ovvero l'assassino che utilizza l'acido. Avete visto che utilizza l'acido per uccidere le proprie vittime. Infatti, come potete ben vedere, ragazzi, ha corroso gli occhi della signora anziana, infatti la sta massacrando anche di botte, la scaraventata a terra purtroppo. E inoltre anche il figlio qua sta facendo la medesima fine. E purtroppo questo boss, ragazzi, è molto veloce e anche molto insistente, ragazzi. Questo ci darà del filo da torcere anche nella successiva parte, perché qua, ragazzi, vi assicuro che questo boss qui è stato veramente uno dei più tosti, specialmente anche nel momento dell'uccisione. Come potete anche ben vedere, vabbè, queste purtroppo sono scene estremamente violente. Infatti sta purtroppo ficcando i protagonisti, questi due uomini, Dorothy e Albert, nella vasca d'acido. Non riesco a capire come ha fatto a prepararsi in un secondo il calderone d'acido e i secchi da dove li prende, questo non l'ho mai capito. Però vabbè, indipendentemente da tutto, ragazzi, adesso il simpatico assassino ci avrà notato. Vuoi unirti a loro? Ho sentito dire che l'acido è fantastico. Certo, certo, e come no. Vabbè, adesso dovremo assolutamente fuggire da qua, perché questo ci fa il sedere. Allora, guardate, questo è un punto di fuga. Gli hanno lanciato addosso questo acido qua, e adesso lui è momentaneamente bloccato. Ma non è sconfitto, ve lo posso assicurare. Magari fosse sconfitto per così poco. Adesso noi torniamo momentaneamente indietro. Allora, con questo punto di fuga qua non dovete assolutamente preoccuparvi, perché è stato momentaneamente bloccato ed è scomparso. Anello invisibilità. Quindi, ragazzi, questo è importante per dopo. Bon, c'è una chiave anche qua da raccogliere. La chiave della cassa degli attrezzi, che era quella la rossa che abbiamo visto nell'altro piano. Adesso dobbiamo assolutamente raggiungere quella stanza lì, anche velocemente. È qua vicino, seguite questa strada qui senza nessun tipo di problema. Occhio che tra non molto potrebbe anche ritornare, quindi facciamo molto velocemente. Bon, adesso siamo in casa. C'è anche un trucchetto poi per evitare Corroder, che si chiama Corroder questo boss qua. Adesso entriamo qua dentro in questa stanza qua. C'era anche un punto di fuga che era quello dell'estintore, che però non siamo mai riusciti a fare. Ecco, questa è la cassetta degli attrezzi, avviciniamoci qua. Avviciniamoci anche meglio, Buona, utilizziamo la chiave della cassetta degli attrezzi e troviamo una specie di chiave inglese, esagonale, vabbè, che ci servirà successivamente, però è cosa importante reperirla. Adesso scendiamo nuovamente. Dunque, niente da fare, qua tentavamo, invece non ci siamo riusciti. Siamo stati costretti a sparargli un po' di acqua santa, perché sennò questo purtroppo, ecco, ci eravamo leggermente bloccati. Anche lui è stato un po' fesso, poteva fare l'altro giro, invece niente. Comunque, attenzione adesso. Seguiamo sempre questo corridoio qua. Saliamo le scale, mi raccomando, attenzione, Lui arriverà, però noi riempiamo intanto la brocca. Quando cambia improvvisamente la musica vuol dire che è arrivato, eccolo qui. Ci ha buttato in terra, avete visto che cavolo ha combinato sto simpatico uomo? Come se la ride anche, Ecco qui lo scialle di Dorothy, dobbiamo assolutamente poi recuperarlo, infatti è l'obiettivo, diciamo, per aiutare l'anima in pena di Dorothy. Utilizziamo la chiave esagonale per fermare la ventola e dovremo passarci al suo interno, ragazzi.
adesso utilizziamo l'acqua santa su di lui. Ecco, questo ci ha anche colpito. Barbone. Buon, entriamo qua su interno e per il momento siamo liberi da lui. Per il momento, proprio per poco, però siamo quasi a posto. Ok. Allora, in questa zona qua, dopo... Non adesso. Dopo affronteremo Corroder. Però adesso dobbiamo prima recuperare lo scialle di Dorothy al fine di poter affrontare questo simpatico essere schifoso. Se però mi lascia andare. Ok. Ok, scendiamo qua sotto. Eccolo là il barbone. Seguiamo sempre questa zona qua, mi raccomando. Qua c'è un file da prendere, però possiamo anche pensarci dopo. Utilizziamo questo punto di fuga qui, ragazzi. E gli tireremo una bella scarica addosso. E per un po' sarà KO. Non per molto, però per un pochino sarà a posto. Vorrei vedere, dopo avergli tirato una legnata del genere... Qua c'è qualcosa da raccogliere, vediamo un po'. Troviamo l'acqua di lavanda. E c'è un file anche da prendere sul tavolo. Lettera figlia. Ah sì, è un oggetto sentimento che dobbiamo utilizzare dopo, per uno spettro. Ok, adesso scendiamo qua le scale. Ecco, questo è uno spettro che dobbiamo esorcizzare tra poco. Tanto adesso non ci insegue. Dobbiamo passare lentamente per questa piccola scorciatoia qua, stando attaccati al muro. Molto bene. Ok, attenzione qua. Camminiamo molto lentamente, molto lentamente. Ok, c'è un punto qua critico, ragazzi. Dove dobbiamo camminare tranquillamente, però questo si spaccherà. E verremo trascinati dalla corrente fino alla parte successiva. Praticamente qua incontreremo il cadavere da esorcizzare tra poco. Avete visto che è apparso qua un cadavere? Ora avviciniamoci, eccolo qui. Deve essere affogato qui, ma sembra coperto di bruciature, quindi abbiamo già capito che è stato Corroder a sistemarlo. Utilizziamo, diamogli la lettera della figlia in modo tale da poterlo esorcizzare. Il suo spirito, che è questo che abbiamo visto in precedenza, automaticamente... E otteniamo una freccia bloccante. Ripetendo quindi l'operazione, adesso dobbiamo raggiungere il punto di prima e in quel punto lì, ragazzi, dobbiamo correre velocemente, fare una cosa molto rapida, perché sennò qua va a finire che veniamo riportati al punto precedente dove abbiamo esorcizzato lo spettro. Ok, facciamo una cosa molto veloce anche qua. Non prendete la tavoletta questa qui a sinistra, se no crolliamo. Attenzione, cosa rapida, perché sennò qui si crolla. Benissimo. E recuperiamo lo scialle di Dorothy. Boh. Questo è lo scialle di Dorothy, ragazzi.
Adesso che abbiamo recuperato lo scialle, non ci resta far altro che sconfiggere, diciamo, il barbone, il signor Corroder, che sarà pronto quindi a massacrarci, giustamente. Infatti adesso vediamo questa sequenza animata qua, dove lui è pronto a fregarci e a sconfiggerci, eccolo qua dietro di noi. Eccolo qui, eccolo qui. Eccolo qua pronto. Allora, adesso ci siamo messi in panico ed è purtroppo normalissimo, ragazzi, non possiamo fare altrimenti. Raccogliamo quindi la freccia repellente. Tiriamogli un po' di acqua santa, che è necessaria appunto per poter fuggire. Apriamo qua la via di fuga e poi prepariamoci per lo scontro finale, ragazzi. Detto questo, io vi saluto, ci sentiamo nella parte del boss Corroder. Ciao a tutti e grazie.